Ciao ragazzi, siamo qui oggi per un primo contatto con l'FIAT Tipo. Finalmente ho finito il rodaggio e quindi, dato che non ci sono video in italiano sulla 1400 16 valvole 95 cavalli, tanto bistrattata in una fama di auto seduta che consuma tanto, che vi dirò solo parzialmente vera, non totalmente falsa, ma solo parzialmente vera. Insomma, andiamo a provarla. Finalmente, appunto, ho finito il rodaggio, quindi possiamo tirarle un pochino il collo, senza esagerare, qui sulle mie colline, che vi faccio vedere così un pochino come va. Poi magari farò altri video su altri aspetti più particolari. Oggi la guidiamo, ok? A dopo. Eccoci qua alla guida della Tipo. Purtroppo il supportino della telecamera vibra un po', pazienza dai. Allora, com'è sta Tipo? È un po' quello che mi aspettavo, una macchina tranquilla, dalla quale non si può pretendere un comportamento particolarmente sportivo, però è comoda, silenziosa, spaziosa e ti fa sentire, diciamo, coccolato il giusto. Certo, questa era una versione lounge base, nel senso che non ha optional tranne la ruota di scorta, e quindi non abbiamo quelle cosine come radar, frenata assistita, navigatore, cioè ha il 7 pollici, però è un 7 pollici base e diventa navigatore soltanto connettendo uno smartphone con Android Auto. Mentre in configurazione, diciamo, base è una radio, un po' più figa, ma una radio. Si sente abbastanza bene l'impianto stereo. Provo ad accendervelo un attimo. Basta, sennò poi YouTube mi mette il copyright. Insomma, soddisfacente, anche se ho visto che i componenti sono gli stessi montati sulla grande punta, almeno i woofer, i tweeter non lo so perché sono là sotto vicino al parabrezza. Buona posizione per l'audio, ma spero di non doverli mai cambiare. Insomma, ecco, adesso stiamo facendo una salita molto ripida in terza e chiaramente non si può badabum 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 badabum, dossi rallentatori, non si può pretendere che sia un'auto sportiva, però nelle marce basse in salita va. Qualcuno mi ha scritto che a pieno carico non sale, quindi mi sentirei di crederci, perché sentendo come va a vuoto con solo il guidatore, mi sentirei di crederci che a pieno carico può essere molto lenta, quindi la sconsiglio per chi abita in montagna con pendenze ripide. Mentre per quanto riguarda la guida in sé, ecco qua, adesso becco una stradina in discesa piena di tornanti, terza, purtroppo non potete vedere la leva del cambio perché la telecamera non ha sufficiente seconda, sufficiente angolo di campo, ma pazienza dai. Terza macchina, tornante, frenata, terza, questo è dal lato esterno quindi l'ho fatto di terza, quarta, staccata, macchina, seconda, terza di nuovo perché tanto era largo. Mamma che paesaggio, spero che la telecamera sul tetto lo riesca a prendere. Terza, cioè le strade tra l'altro sono anche, mi si tappano le orecchie, un po' umide. Adesso lo sto facendo tutto di terza. Terza, curva stretta, tornante, sempre di terza, macchina, vai. Tirato la terza fino a 3500, staccata, sempre di terza, tanto sono in discesa, ecco,
Adesso appoggio la quarta e arrivo fino a un incrocio. Diciamo che è divertente perché ha un bel telaio. Qualcuno nei commenti a un video sulla grande punto mi scrisse: che geometrie vuoi che abbia studiato la Fiat? Figa. Cioè, la Fiat fa dei gran telai. È anni ormai che la Fiat fa dei gran telai. E questa tipo non si smentisce. Io ho su le gomme da 17. Sì, vabbè. I cerchi da 17. 205, 45, 17. No, 225, 45, 17. Ecco, adesso ho appoggiato la sesta. Siamo a 100 circa. Non ditelo a nessuno. E adesso devo rallentare perché ho auto davanti. E niente, insomma, bella, mi piace, ragazzi. Cioè, io di auto ne ho guidate in vita mia, anche se magari non ho mai guidato super sportive, non sono certo un Galeazzi, lo invidio tanto, però ragazzi, cioè, è un'auto che va bene, che va bene. Cioè, si guida veramente con piacere. Sterzo diretto, all'inizio quando me l'hanno consegnata la sentivo strana, porca puttana, mi avevano gonfiato le gomme per il pieno carico. Di conseguenza, tra l'altro adesso ho anche, sentivo freschetto, ho il condizionatore acceso e la macchina tira anche con il condizionatore acceso. Mentre la grande punto, che pesa circa 60-80 kg in meno di questa, sempre con il motore 1400 16 valvole 95 cavalli, quando attacchiamo il condizionatore muore. Qui hanno dimensionato diversamente i componenti, non lo so, è anche molto più potente come impianto. Sarà che questa è nuova, quello lì è vecchio, me l'ho fatto ricaricare l'anno scorso. Però ragazzi, cioè qui è vero che non l'ho presa nel gran caldo, però a settembre quando l'ho presa faceva ancora i suoi 30 gradi durante il giorno. Ora andiamo di qua, che se ne vanno tutti di qua, e allora andiamo di là. Sono stradine molto strette, ma almeno spero di non trovare. Ecco, adesso sono in quarta, leggera pendenza, 2000 giri, la macchina va con la sua calma, però va. Adesso se appoggio la terza, anzi non l'appoggio, la spingo. Ecco, parlando del cambio, appunto, in un uso sportivo la terza si impunta, cosa che avevo già riscontrato sulla grande punto, che ha praticamente lo stesso cambio, anche se hai la rapportatura di prima e seconda un po' più corte. No, anzi, scusate, questa è un po' più corte, quella è un po' più lunghe. Però sì, la terza si impunta, non sempre, però ogni tanto va utilizzata con un attimo d'attenzione. Per il resto ottimo cambio, perché appunto, a parte i rapporti delle prime marce corti, ma questo è anche normale per far avere un po' di brio a una macchina pesante con un motore piccolo, che poi pesante neanche tanto, perché 1200 kg non sono un'esagerazione per un'auto così. È lunga 4,36 m, larga 1,80 m e alta 1,50 m abbondanti. Però vabbè, con questo motorino 1400, che di per sé è un motore abbastanza spinto, anche se ormai ha una ventina d'anni questo progetto, perché è nato nel 2002, è stato introdotto sulla Stilo, se non mi ricordo male, per la prima volta nel 2003 sulla Punto, Punto seconda serie, e lì tirava, perché cavoli, la Punto seconda serie pesa 900 kg. E qui siamo arrivati sia all'epoca eravamo sull'Euro 3, adesso siamo a Euro 6B su questa, ma probabilmente verrà convertita ancora un po' alle varie Euro 6D eccetera, e quindi il motore ha subito alcune castrature, possiamo dire. Ecco, adesso sono in quarta, la pendenza è abbastanza forte, sono a 2000 giri, la macchina è che riprende, cavoli. Quindi ecco qua, adesso sono in terza, forte pendenza, la macchina sta riprendendo lentamente. Quindi sappiamo che se vogliamo avere un po' di ripresa,
però adesso sono 4.500, quindi questo è, cioè, se io metto a questa velocità la seconda, vado a 4.500, il motore ruggisce, ma non si può mica tirarle il collo così, quindi dobbiamo accontentarci in sostanza di una ripresa che non è esattamente da Ferrari. Se volete la ripresa dovete prendere la T-Jet 120 cavalli, pagando più bollo, ovviamente. Diciamo che il bello di guidare quest'auto è nel misto stretto, perché è un motorino aspirato molto lineare nell'erogazione, altra differenza rispetto alla grande punto, perché la grande punto è un motore che ha parecchi difetti di erogazione. Probabilmente il precedente, quello appunto della punto MK2, era migliore, ma sulla grande punto hanno introdotto tutta una serie di ammenicoli per farlo passare all'Euro 4, variatore di fase, slider, sì, quelle cosette che la valvola PCB, quella per il recupero vapori olio, adesso sono in seconda ma posso anche andare in terza perché stava ruggendo un po', tanto adesso sono in discesa, certo in discesa è tutto un altro andare. Ciclista, vediamo di non metterlo sotto, che poi lo pago per nuovo, via. Ecco, insomma, quel motore in quella versione, in quella declinazione, era un motore un po' mal riuscito, dai. Ha una bella erogazione alle minime pressioni del gas, ma appena preme un po' di più si ferma e poi riprende. Questa invece è lineare, magari un po' più lenta perché appunto più grossa, eccetera, più castrata dall'Euro 6, quella è un Euro 4. Non ha il variatore di fase, è stato eliminato, non ha la valvola PCB, è stata eliminata, non ha PCV e non ha nemmeno lo slider, cioè il doppio condotto d'aspirazione, quindi l'hanno semplificato al massimo, magari per contenimento dei costi. Però io mi chiedo come fanno, se sulla grande punto per passare all'Euro 4 avevano introdotto tutte quelle cose, qui le hanno tolte tutte, siamo a Euro 6B, boh, probabilmente avranno, come dire, studiato meglio flussi, metallurgia, non lo so. Fatto sta che il motore va bene, cioè è un bel motorino perché è un motore nato sportivo, d'altronde per un 1.400 aspirato 95 cavalli non sono proprio pochi, se consideriamo che il motore più sportivo di questa cilindrata che io mi ricordi è il 103 cavalli dell'Alfa Twin Spark, però era una cosa impossibile, aveva tutta la potenza in alto, poca coppia in basso. Qui invece abbiamo un motore godibile nei limiti, nei limiti. Mamma mia. Tornantino, c'è la strada un po' a gobba di cammello, abbiamo fatto un po' di salti, ma la macchina tiene e risponde bene, per cui sono contento. Aumentiamo un po' la temperatura. Adesso ho anche il condizionatore acceso. Adesso non so da quant'è che parlo. Io spero che vi siate fatti un po' un'idea. Vi lascio in chiusura, prima dei saluti finali, sì, però adesso mi fermo e lo lascio andare avanti, perché questo qua veramente, cioè, sembra che stia facendo una parata funebre, è anche nera la macchina. Ecco. Ecco, dicevo, adesso vi lascio con l'audio originale della telecamera per farvi sentire un po' il rumore del motore. Ok, bene, spero che possa essere utile a qualcuno questa prima presa di contatto con la Tipo, guidandola un po' sprint. Io vi do appuntamento la prossima volta, spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale e, se lo ritenete opportuno, attivate le notifiche
la campanella per rimanere aggiornati sulle novità e noi ci vediamo la prossima volta. Ah, vi ricordo di iscrivervi al Il Fordino, bel canale molto interessante, ragazzo giovane, volenteroso e anche in gamba, che sta facendo degli ottimi video, che anche se sono sulla Fiesta, però bene o male possono essere utili anche per altre auto. I video di tecnica sono sempre utili. Alla prossima, ciao!